Il secondo brano del nostro programma è anch'esso di un compositore straniero, in questo caso un compositore inglese, Gavin Bryars, che è un po' l'opposto di Elliot Carter, perché Gavin Bryars è uno dei principali rappresentanti del minimalismo inglese, cioè una musica che si pone in assoluta opposizione con il modernismo di autori come Carter, Warren e anche con quelli europei come Schoenberg, o con quelli dodecafonici, gli autori autonali. Lui è un autore cosiddetto neotonale, come viene definito, anche se in realtà il termine è sbagliato, perché la sua non è musica tonale in senso ottocentesco o in senso tradizionale. Lui è un compositore che appartiene alla generazione di Michael Nyman, quella che arriva un po' dopo la generazione di Steve Reich e Philip Glass. E lui e molti altri autori come John White, Howard Skempton, lo stesso Nyman, avevano creato questa scena underground inglese che era in totale opposizione a quella della cosiddetta scuola di Manchester, cioè compositori come Harrison Birtwistle, Peter Maxwell Davis, Alexander Gurr, che invece si rifacevano proprio come Carter alle esperienze europee, da Darmstadt, delle avanguardie, cercavano di muoversi su quel filo di una musica astratta, spesso dissonante, totalmente indifferente al pubblico, no? Birtwistle fece una famosa intervista in cui gli chiesero cosa lui doveva al pubblico e lui disse niente perché io non ho un ristorante, faccio il compositore. Questo atteggiamento così appunto provocatorio è totalmente estraneo a musicisti come appunto Gavin Bryars, Nyman e quelli di cui abbiamo parlato, che invece volevano un rapporto nuovo col pubblico, volevano scrivere una musica più comunicativa. Nel caso di Bryars, poi lui ha sempre avuto un interesse particolare per la musica italiana del 200, per il canto gregoriano, per le laude che si trovano in manoscritti splendidi, come il Laudario di Cortona, ad esempio. E quindi, soprattutto negli ultimi anni, che lui ha iniziato con brani molto famosi come The Sinking of Titanic o Jesus Blood Never Failed Me Yet, in cui prendeva registrazioni dalla strada, rumori e li univa agli strumenti. Poi ha smesso di fare così e si è dedicato principalmente alla musica strumentale, anche se ha scritto parecchie opere liriche. Questo brano appartiene a questa lunga serie di brani che si chiamano Laude. Ha scritto laude per voce sola, per due voci, per tre voci, ma anche laude per strumenti, cioè la lauda è un tipo di composizione religiosa, appunto, che c'era in Italia, in particolare 1100-1200. Ma le laude di Bryars non hanno necessariamente un carattere sacro, sono delle laude che si rifanno appunto più che altro alla forma musicale che è molto libera, è spesso monodica, spesso una linea sola, molto semplice. Che è imparentata col gregoriano, e questa leggerezza, questa purezza, questa luce che appare in questa musica italiana dell'epoca ha su Bryans un fascino straordinario e lo attira moltissimo. Quindi ha voluto proporre la sua versione di queste laude, e una di queste si chiama Lauda con sordino, perché appunto il violoncello suona sempre con la sordina, per violoncello e pianoforte, e poi c'è uno strumento a piacere che nell'originale era la chitarra elettrica. Noi però Sentieri Selvaggi non ha la chitarra elettrica in organico, così siccome abbiamo la fortuna di essere in contatto con Bryars, gli abbiamo chiesto se potevamo sostituire la parte della chitarra elettrica con un altro strumento che avesse lo stesso tipo di sustain del suono, perché sono fasce sonore ampie. Allora lui ha suggerito di usassimo il vibrafono. Quindi questa versione è inedita, non è mai stata fatta prima di adesso, ed è la prima volta che viene eseguita nella versione per violoncello, pianoforte e vibrafono. La musica di Bryars è spesso molto lenta, molto calma, una musica meditativa, una musica che mette in uno spazio mentale di assoluto riposo, calma, quiete, assolutamente evita le tensioni. Le uniche tensioni sono quelle armoniche, che spesso ci sono questi accordi che non risolvono mai dove dovrebbero risolvere. Comunque è una musica di estrema piacevolezza, di ascolto bellissima perché è molto bella anche dal punto di vista melodico e riesce a essere espressiva senza essere retrograda, senza essere un'imitazione del passato, ma riproponendo questi stilemi sia antichi che poi anche quelli del minimalismo, che ormai sono storie anche essi, in maniera nuova, in maniera fresca. Quindi Lauda
con Sordino nell'esecuzione dei Sentieri Selvaggi. Thank you.
Thank you.